Dopo due vittorie di fila, la Nocerina coglie un buon pari a reti inviolate nel match contro il Portici. Buona prestazione quella dei rossoneri, che pur rischiando in alcune circostanze, vanno anche vicini al gol vittoria in più di un'occasione. In ogni caso, grazie al sesto risultato utile consecutivo, gli uomini di Viscido mantengono il secondo posto solitario in classifica. La prima parte del match vede le due squadre studiarsi e mai realmente pericolose. La Nocerina cerca di farsi vedere dalle parti di Marone al quarto, con una conclusione di Simonetti dalla lunga distanza che termina di poco fuori. La stessa sorte tocca a Giuseppe Ruggero 20 minuti dopo. Al 29esimo è il Portici a creare la prima vera occasione da gol. Felleca approfitta di un errato disimpegno di salto e, arrivato a ridosso dell'area di rigore, lascia partire un tiro che Feola devia abilmente in calcio d'angolo. La Nocerina prova a replicare pochi minuti dopo con Odierna, che sugli sviluppi di un corner battuto da Ruggero attacca il primo palo e colpisce il pallone di testa. Il centrocampista rossonero però non inquadra lo specchio della porta. È questa la seconda e ultima palla gol di un primo tempo equilibrato e povero di emozioni, che si chiude dopo un minuto di recupero. La seconda frazione inizia con il Portici proiettato in fase offensiva e decisamente più determinato. La Nocerina dalla sua tiene botta e cerca sempre di ripartire con pericolosità. Al 63esimo riesce anche a impensierire i padroni di casa grazie a una sfuriata di Odierna sull'out di destra, che culmina con un cross al centro per Simonetti, bravo nello stacco ma molto meno nell'indirizzare la palla verso la rete. Marone infatti fa solo la sfera senza problemi. I padroni di casa tuttavia non si lasciano intimidire e sfiorano il vantaggio al 69esimo. Sorrentino raccoglie una palla vagante nei pressi dell'area rossonera e calcia al giro sul secondo palo. Per sfortuna del trequartista di casa, il pallone termina fuori di pochissimo. La Nocerina risponde ai partenopei un minuto dopo, con una bella conclusione di Kevin Giorgio che si spegne sul fondo. Negli ultimi 20 minuti di gara, le due squadre abbassano vistosamente i ritmi e sembrano accontentarsi del pareggio a reti bianche, che viene sancito dal triplice fischio dell'arbitro.